problema degli accoppiamenti filettati che perdono tenuta a seguito di dilatazioni termiche o vibrazioni è molto comune. La prima cosa che ci viene in mente di fare è stringere di più l'accoppiamento. Sembra la soluzione più ovvia. Eppure, oltre a non assicurare una maggiore tenuta, a lungo andare può addirittura rovinare irreparabilmente il filetto, soprattutto con metalli teneri come l'alluminio. La perdita di tenuta è dovuta al fatto che all'interno dell'accoppiamento solo il 20% della superficie è realmente a contatto e assicura la tenuta. Il resto dello spazio è occupato da aria. Lo possiamo osservare muovendo un accoppiamento non ancora serrato. Il frenafiletti riempie il vuoto. In questo modo assicura il contatto totale tra le parti ed eliminando l'aria elimina anche le possibili contaminazioni e i fenomeni corrosivi all'interno dell'accoppiamento. I frenafiletti sono disponibili in una gamma di prodotti che differiscono per la facilità di essere smontati, per la resistenza alle alte temperature o la possibilità di essere applicati anche senza smontare le parti. Utilizzeremo un frenafiletti debole, facilmente smontabile, per fissaggi temporanei, per esempio durante i trasporti su strada o marittimi, o per materiali teneri come l'alluminio o il lamierino, o per l'applicazione su parti fragili come le viti degli occhiali. Utilizzeremo un frenafiletti medio per fissare tutti gli accoppiamenti filettati che nel tempo dovranno essere smontati per operazione di manutenzione, per esempio per fissare i bulloni di una flangia o che fissano ruote o coperchi. Useremo invece un frenafiletti forte su accoppiamenti che non dovranno più essere smontati, per esempio quando gli accoppiamenti sono strutturali come quelli utilizzati sulle placche di congiunzione di strutture portanti. Innanzitutto, i frenafiletti sono nati per applicazioni su materiali metallici ed è proprio la presenza del metallo insieme all'assenza di aria che permette la polimerizzazione. Le due parti vanno pulite bene con un prodotto assolvente come pulitore metalli. Poi si applica uno strato di prodotto e si completa il montaggio. Normalmente abbiamo la possibilità di movimentare per qualche minuto l'accoppiamento, dando modo al frenafiletti di distribuirsi omogeneamente. Il prodotto fuoriuscito dall'accoppiamento non polimerizzerà e deve essere rimosso meccanicamente. Dopo 1-3 ore sarà possibile movimentare i pezzi. La tenuta definitiva si raggiungerà dopo 24 ore. Per accoppiamenti di piccole dimensioni è possibile scegliere il frenafiletti penetrante, che può essere applicato ad accoppiamento già montato. Se abbiamo bisogno di una polimerizzazione più rapida o in caso di temperature sotto i 15 gradi o su metalli passivati, è possibile utilizzare un primer. Si applica il primer sulla femmina dell'accoppiamento e il prodotto anaerobico sul maschio. Poi le due parti vengono accoppiate normalmente. Il primer rimane attivo fino a 24 ore dopo l'applicazione. Quindi è possibile applicarlo con largo anticipo. Dopo 2 minuti la polimerizzazione è già completa. Con i frenafiletti Arixons eliminiamo l'uso di controdadi, rosette, rondelle e autobloccanti, evitando non solo gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti e sbalzi di temperatura, ma preserviamo l'accoppiamento anche da contaminazione e fenomeni corrosivi interni.